Buongiorno, oggi ricordiamo in maniera speciale un francescano, grande francescano della famiglia dei frati minori cappuccini, detti così per il cappuccio a punta lungo. San Lorenzo da Brindisi, dottore della Chiesa. Giulio Cesare Russo, questo era il suo vero nome, nacque a Brindisi da Guglielmo Russo ed Elisabetta Masella, perse il padre da bambino e la madre che era appena adolescente. A 14 anni fu costretto a trasferirsi a Venezia da uno zio sacerdote, dove proseguì gli studi e maturò la vocazione all'ordine dei minori cappuccini. Assunse il nome di Lorenzo il 18 dicembre 1852, giorno in cui divenne sacerdote. Nel 1602 fu eletto vicario generale. Vicario perché stavano sotto la giurisdizione dei frati minori conventuali, ma già era generale. Infatti fu eletto nel 602, lui morì nel 1618, nel 1619, quando poi l'ordine dei frati minori cappuccini ottenne un ministro generale proprio, quindi fu l'ultimo dei vicari generali. Il 22 luglio 1619, padre Lorenzo morì a Lisbona, forse avvelenato, come verificato nel 1783 da Pio VI, canonizzato nel 1881 da Leone X, proclamato dottore della Chiesa col titolo di Doctor Evangelicus. Così lo chiamò San Giovanni XXIII nel 1959. Il Vangelo per noi francescani non è quello che si legge nei giorni feriali, che è di San Matteo, invece questo è San Luca, capitolo 9, versetti 1-6. Egli allora chiamò sé i dodici e del loro potere autorità su tutti i demoni e di curare le malattie. E gli mandò ad annunciare il regno di Dio e a guarire gli infermi. Disse loro: non portate nulla per il viaggio, né bastone, né bisaccia, né pane, né denaro, né due tuniche per ciascuno. In qualunque casa entrate, lì rimanete, di là poi riprendete il cammino. Quanto a coloro che non vi accolgono nell'uscire dalla loro città, scuotete da poveri dai vostri piedi e tacciate testimonianza contro di essi. Allora essi partirono, girarono di villaggio in villaggio, annunciando ovunque la buona novella e operando guarigioni. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo, buona Vangelo, cancelli i nostri peccati. Il brano del Vangelo che abbiamo proclamato è divenuto programma dei francescani. San Francesco fu il primo ad aprire la Bibbia per 3 volte e trovare il passo di San Matteo. Abbiamo invece letto un passo similare, quello di San Luca. La differenza è questa: mentre San Matteo parla di andare senza sandali,
San Luca nemmeno lo accenna. Dice che li mandò a due a due davanti a sé per annunciare la buona novella, che Dio è con noi, Dio è dentro di noi, Dio finalmente si fa vedere. E dando potere sui demoni e sulle malattie, a condizione che andassero senza denaro, senza bisaccia, con una sola tunica, senza bastone. Quindi senza se stessi. San Francesco prese alla lettera queste parole e subito le mise in pratica. Ebbe come dono di Dio dei confratelli e mettevano in pratica quello che Gesù aveva prescritto per gli apostoli. La storia francescana è straordinaria, avventurosa direi. Fino al 1388 l'ordine cosiddetto dei frati minori, dei francescani, aveva un solo ministro generale, un certo fra Paoluccio Trinci, chiese al ministro generale di poter esercitare la povertà estrema, vivendo nelle selve e non avendo niente con sé, povertà non solo individuale ma anche comunitaria. Nei frati che erano rimasti vigeva una correzione, diciamo, un ammorbidimento di quelle parole così abbastanza dure, puntando sulla povertà individuale e non su quella comunitaria. Quindi la comunità poteva possedere, mentre il frate no. Frate, e fino ad ora è così. Come stavano nei conventi, furono chiamati frati minori conventuali. Dal momento che poi sono aumentati i seguaci di Fra Paoluccio Trinci, divennero numerosissimi, tanto da chiedere al Papa un loro ministro generale, e lo ottennero nel 1517. Appena anni dopo, 1528, alcuni frati videro che la cosiddetta osservanza, addirittura comunitaria di povertà, non era per niente praticata, uscirono fuori, tre frati addirittura, e lo seguirono tante altre fedeli di ogni ceto, formando l'ordine dei frati minori cappuccini, per il cappuccio diverso che portavano. Per lo scandalo dei due fondatori, rischiarono di essere soppressi, ma il Papa di quel tempo, dietro la raccomandazione di una nobildonna, ebbero non la soppressione, ma l'approvazione, a condizione che stessero sotto la giurisdizione dei frati minori detti conventuali, non sotto l'osservanza, perché dall'osservanza erano usciti fuori. Il primo generale lo ebbero nel 1619, quindi un anno dopo la morte di San Lorenzo da Brindisi, chiamato vicario generale. Adesso
le tre famiglie francescane, conventuali, osservanti e cappuccini hanno abbracciato in un certo senso la conventualità, almeno in maniera pratica, cioè povertà individuale e non povertà comunitaria, perché l'importante è la povertà individuale. Non avendo niente con sé e nemmeno la propria personalità, ecco che si può annunciare il Vangelo con grande efficacia. Noi lo diamo San Pietro, San Pio da Pedercina, e altro che osservante francescano. Abbiamo un francescano che sta facendo onore, non tanto ancora, Raniero canta la messa, predicatore apostolico. Questa è la storia dell'ordine francescano, che ha cercato di fare il suo programma, le parole che Gesù ha detto agli apostoli. Lo stiamo facendo, stiamo osservando, non lo so. L'importante però è che ognuno si svuoti se stesso, perché soltanto così si può annunciare il Vangelo, ma non se stessi. Amen. Tutti i cristiani, tutti, per essere veramente cristiani, bisogna essere poveri, che la povertà affettiva, cioè il distacco dalle cose terrene, e la povertà effettiva, cioè non avere niente. E anche i ricchi possono essere poveri, perché la povertà poi significa, non avendo il possesso, significa condivisione e solidarietà con i più poveri. Quindi anche i ricchi può essere poveri, perché possono avere grande larghezza di uso dei propri beni a servizio, come hanno fatto anche il re, principesse, specialmente dell'ordine francescano, hanno fatto questo. Quindi, per annunciare il Vangelo, bisogna essere poveri di tutto e di se stessi. Il Signore sia con voi. Signore, vi custodisca, vi protegga. Signore, faccia risplendere su voi questa volta e vi dia la sua misericordia. Signore, rivolga il suo sguardo verso di voi e vi dia la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Specialmente sui poveri, sofferenti, su quelli che non hanno niente da sperare da nessuno se non in Dio. E il Signore ci dia la grazia di poter essere poveri per servire i poveri, perché soltanto chi è povero capisce i poveri, per intercessione della poverella per eccellenza Maria Santissima, San Giuseppe, San Francesco, Sant'Antonio, San Pio da Pedercina, San Massimiliano Kolbe ed altri santi, e tutti i santi, e tutti gli angeli, con a capo San Michele Arcangelo, San Raffaele e San Gabriele. Pace e bene. Tutti dobbiamo essere santi.